Bene signori, ci eravamo lasciati che stavo facendo un poco di rifornimento di materie prime in questa nuova miniera. Le cose sono andate meglio del previsto. I materiali ce ne sono molti e quindi sto utilizzando un po' di pietra per poter fare un po' di forni extra, anche dei secchi, in modo da poter prendere lava, che sarà molto utile per fondere. Vediamo un pochettino come continuerà questa partita. Di certo non sarà uno dei soliti gameplay pallosi, almeno io cercherò di non farlo diventare palloso. Vedremo l'evolversi della cosa, senza troppa fretta. Come vedete, ho preso un sacco di andesite, di diorite e di granito. Mi tornerà utile in futuro, perché ho in mente un progettino. Il progettino che ho in mente è semplice. Voglio costruirmi una nuova casa, ma distante. Il deserto e il lago sono Lazio. Questa cava offre sostanze utili, ma ho bisogno di terreno fertile per coltivare. Quindi torniamo in miniera e raccogliamo altri materiali. Cercherò di prendere tutto il possibile, in modo da non dover stare una continuazione a fare avanti e indietro. Vi dicevo che ho il progetto di costruirmi una nuova casa in un terreno fertile. Questo sarà il terzo edificio. Compresa la miniera, sarà il quarto edificio che costruisco. E spero di divertirmi nella creazione di questa nuova casa. Questa miniera offre notevoli materiali, per cui cercherò di darmi molto da fare. Alcuni potrebbero pensare che vedermi prendere carbone e altre cose in miniera possa sembrare tedioso, seccante, noioso. Ok, se ritenete tutto questo noioso e seccante, potete skippare e andare più avanti. Nel caso invece vogliate continuare a vedere, meglio. Come avete visto, il mio avatar è stato migliorato. Questo mi piace, però non lo so. Può sembrare stupido, ma quel bamboccio checcoso biondino un po' mi manca come avatar. Forse in futuro lo rimetto. Questo per il momento l'ho creato io, quindi me lo tengo. Più avanti, se mi gira, metterò quello di default, così evitiamo di fare troppi cambiamenti avanti e indietro. Carbone, vedo che qua ce ne sta in grossa abbondanza, quindi penso che ne prenderò più possibile. E se diventa scomodo da spostare, faccio direttamente i blocchi di carbone. Con tutto il carbone che c'è qua, probabilmente riuscirò a fare perlomeno 64 blocchi di carbone. Naturalmente
in questa nuova versione di Minecraft, che ripeto è la .8.0, sono stati introdotti questi nuovi materiali: granito, l'andesite, la diorite, i conigli, che stronzare che ho fatto, e altre piccole cose che man mano che sto esplorando sto trovando. Una cosa che ho notato e che salta subito all'occhio, soprattutto giocando alle precedenti versioni di questo gioco, è che i mob sono stati trasformati da agguerriti guerrieri in mongoloidi pieni di cervello. Infatti, non sono molto svegli. L'unica cosa che sta un po' rompendo il cazzo sono i creepers, che hanno questa mania di esplodere molto più rapidamente. Come vedete, sto esplorando anche questa nuova ala della miniera. Infatti non è che ho esplorato tutto, ci sono alcuni punti che ancora non ho visitato. Ah, questa si ricollega a qualcosa che ho già scavato. Va bene. Il ferro qua è in grande abbondanza, però è in grande abbondanza anche diamanti, anche redstone, oro. Sto facendo una buona raccolta e presumo che mi servirà tutto quello che sto trovando, persino la pietra. Cioè il pietrisco che io convertirò in pietra tramite la cottura. Ho notato che i mattoni di pietra possono essere sufficientemente resistenti. Non dico che voglio farmi una casa anti-creeper, però so che... Parlando di mongoloidi senza cervello, ecco che sono arrivati. Forse non è che sono tanto senza cervello, perché si stanno ingegnando per cercare di raggiungerli. Meno male che non sono sufficientemente intelligenti da usare le scale. Quello che sto incominciando a odiare molto sono gli zombie piccoli, perché arrivano a romperti le scatole anche di giorno. Cazzo! Ah, abbiamo un creeper e un arciere. Ok. Fottuto. Ora affrontiamo anche il creeper e non ci sta. Io sono sicuro che se mi avvicino succede una cosa molto bella a sto creeper. Ecco fatto. Me li sono tolti tutti dai testicoli. Non mi sembra che ci siano altri ospiti. Ok. Ripristiniamo l'energia e la fame. Ma dovrebbe essere tutto... Ah, questo sta ancora qua, eh? Te ne vuoi andare a casa? Non ce l'hai una famiglia? Ah, forse no, gliel'ho sterminata io. Ok, possiamo incominciare a esplorare l'altra ala. Addio piccone, ok. E adesso vediamo un poco di... fare una cosa molto bella. Prendiamoci quest'altro ferro e costruiamo un piccolo ponticello in modo da poter raggiungere l'altra sponda senza necessariamente camminare in quel punto, che ho paura che possano esserci altri rompicoglioni. Quanto mi sta sul cazzo il fatto che faccio così tanti errori a piazzare i blocchi. Ho visto molte video in cui delle persone si divertivano a fare dei gameplay in una Minecraft del tutto differente. Quasi un gioco a premi, quasi una sfida, cazzarola di merda. Meno male che se ne è esploso per cazzi suoi. Dicevo, che fanno... Ma chi?
forza, dai, ecco. Trovando le coglioni, sì. Vabbè, illuminiamo, vediamo un po' se ci sta qualche altro. No, ci sono solo quei due rompicoglioni, ok. Dicevo, ho visto molte persone che fanno dei gameplay, una serie di Minecraft non convenzionale, quasi giocare a un Portfort. E ci sono molte persone che dicono, ma voi non dovete rompere i blocchi, dovete cadere nelle trappole, dovete evitarle col vostro... Sinceramente io non li sono visti da gameplay, li ho trovati divertenti. Cosa che non ho trovato divertente sono i commenti che la gente lascia. Rompete i blocchi, scusate, ma uno fa un gameplay, lo fa come cazzo male lui. Però roba vuoi dire se qualcuno venisse a casa nostra e dice no, non devi camminare con i pantaloni, voglio vederti camminare col culo da fuori. Uno gli risponderebbe, ma tu sei fuori? E se a casa mia faccio quello che cazzo mi fare? Appunto, e poi le persone fanno quello che cazzo vogliono, per quale motivo tu devi andare a rompere i coglioni? Se una cosa non vi piace, non vedetela. Se un modo di fare di una persona non vi aggrada, non seguitelo. Andate a rompere il cazzo a qualcun altro, che magari forse prenderà in considerazione i vostri consigli, perché i consigli devono essere non imposizioni. Ora mi devo ingegnare a prendere questo altro ferro. Però, ho notato che ci sta un laghetto sotterraneo. Anzi, in questa zona qua mi sembra che non ci sta un laghetto sotterraneo. Però visto che ogni tanto si sente quella musichetta che fa capire che l'intelligenza artificiale del gioco sta creando, modificando qualcosa, a volte ti modificano anche zone che hai già visitato, facendole diventare diverse. Probabilmente a quel punto in loro non c'era, ma l'intelligenza artificiale ha pensato di crearlo. Ok, nuova esplorazione. Vuoi capire quella luce che cazzo? Ah, bene, qua c'è un crepaccio profondo. Questo dovrà esplorare cercando di fare un percorso. Vediamo un po' di qua che c'è. Ferro. Creeper. Che ha autodetonato. Ecco, quello dicevo dei creeper, che appena ti vedono hanno una durazione molto più rapida. Fermo, non ti muovere. Vieni là. E sta fermo. Oh, ma quale cazzo sta ci vogliono? Forse non ho atteso abbastanza. Ah, ancora! Oh, palle! Che co... Ma ho sbagliato a vedere o se ne è entrato nel terreno. Boh. Forse è un bug del gioco. Una versione nuova deve essere ancora fissata bene. Comunque quella bug è tornato utile, perché l'ho rallentata, mi ha permesso di andarmene per i cazzi miei. Devo ammettere che questa partita non è monotona. Non mi sto annoiando. Ci sono molti colpi di scena e soprattutto ci sta carbone a non finire. Ho trovato che è una buona consuetudine tappare i buchi in modo da essere più veloci in un'eventuale fuga. È più facile correre che dover saltare e correre, quindi in questo modo si può ottenere... Ah, questo è il ferro che ho visto prima, vediamo se lo posso raggiungere in qualche... Ah, lì c'è anche oro, però ci sta anche lava. E vabbè, e mi devo ingegnare per raccogliere qualcosa. Vediamo se il mio stratagemma
un esito positivo. Ok. Ora controlliamo che non ci siano rompipalle nella vicinanza. Ok, mi sembra che non ci sia nessuno. Posso disturbare, andiamo. Sinceramente non avrei bisogno di tanto ferro perché ne ho molto, però visto che mi trovo un tanto male mettersi a prendere tutto quello che ho possibilità di portare. Ehi, ho preso il volo, bene. Non credo che scenderò a prendere anche loro. Primo perché non ho molto. Secondo, ora come ora, più che altro mi serve ferro, carbone e altri materiali. Loro non è essenziale. In un mondo perfetto loro sarebbe una cosa essenziale, ma in questo mondo loro è, diciamo, utile solo per determinate cose. Certo non è un metallo prezioso, almeno non per quelli. Se non mi sto facendo una cazzata che mi farà cadere nella lava, quindi meglio evitare per adesso. Magari con calma, con più calma. Acqua ci sono ferri, non l'ho vista. Beh, meglio. Ce ne sta un altro blocco, bene. Mamma mia, ce ne sta molto. Già, sta miniera l'ho scelta proprio a culo e mi sto fornendo un sacco di risorse utili per quello che ho intenzione di fare dopo. Ma ci stanno proprio il blocco là sopra. Meglio fare adesso tutta la spesa, mettere tutto in deposito e poi con calma venirlo a prendere di tanto in tanto, piuttosto che scendere in miniera e prendere e riportare su. Metterò tutto nelle ceste e farò una buona... farò dei buoni rifornimenti. Perché come vedete non sto prendendo tutto il carbone che vedo. Se no potrebbe essere rompiballe. A proposito di rompiballe... quello là non mi ha visto. E neanche quell'altro. Bene, vediamo se riesco a affiacinarli dalla distanza. Sto tornando indietro il creeper, evidentemente non mi ha visto. È un'occasione un po'. Cazzo, con l'arco e frecce faccio proprio cagare. Niente da fare. Io sono più per la vecchia maniera. E cioè attaccare di punta. Non so se l'acqua lo becco. Se non l'ho beccato da qua ero proprio una pippa. Mi ha visto. Mi ha visto. E adesso ho visto le stelle. Ma ce l'ho altro. Di qua non posso certo mancarlo. Cazzo, sta salendo. Non era accorto che poteva salire. Vabbè. Ok. Devo sistemare qua. Non ho capito, deve salire lui, non posso salire, non devo salire io. Allora, se non mi sbaglio, l'uscita dovrebbe essere di qua. L'uscita dovrebbe essere di qua. Ma dove? Allora, lì c'è il cartello. L'uscita sta di qua. Ah, ecco. Devo sistemare io questi cartelli perché ci sta la brutta... ho la brutta abitudine di prendermi. Ok. Prendiamo. E adesso metto
L'unico punto è questo qua cieco, però non è un problema. Ma sai, visto che è un po' di tempo e ci sta abbastanza tranquillità, stavo pensando di sistemare una cosa che avevo in mente da fare già da un po' di tempo. Vi chiederete cosa? Ve lo dico. Allora, qui mi sono accorto che la situazione è un po' buia e non ci sta la possibilità di vedere bene, quindi ho l'intenzione di costruire una torre di segnalazione, perché visto che siamo dentro una valle circondata da montagne, mi conviene crearmi una torre di segnalazione in modo che scusate, ma sto registrando che sono le 4 di notte e c'ho un po' sonno. Stavo dicendo, voglio creare una torre di segnalazione in modo da poter trovare la miniera. Che è tutta circondata da montagne, presumo che dovrò farla un po' alpina, in modo di... eccolo qua. Bene, bene, bene. Scusate, io voglio uscire le scatole adesso prima che mi arrivino altri. No, perché se si mettono in mucchia non possono essere deleteri. Fatto non dovrei scavare con la buca di anpillo quando ci sono questo laghetto, non so perché non ci ho pensato subito. Allora, vediamo un po' se è a sufficienza alta. No, un po' che altro cubo. Ora dovrebbe andare bene. Mi sono portato non più alto delle montagne, però almeno sarà visibile. Illuminiamola, non eccessivamente, ma tanto che basta per essere vista, per farla vedere, farsi vedere. Allora, per ricordarmi domani che devo andare a comprare le torce per la lampada. Ok. Mi sono accorto che ci sono un sacco di ospiti e mi sono accorto anche che il sole sta sorgendo e quindi è inutile sprecare frecce e iniziamo a scendere nel modo più rapido possibile. Non sono sicuro che non succeda niente, quindi sì, vabbè, ho sprecato una mira, però meglio essere prudenti, specialmente quando si tratta di questo gioco. Specialmente quando ci sono tutti questi stronzi. Uno di questi giorni dovrò fare una bella battuta di caccia, probabilmente intorno alla casa nuova. E divertirmi a spaccare culi a destra e a mano. Eh sì, in certe volte mi manca. E vabbè, vediamo un po' di dare un'occhiata in giro. Molto bello questa stratificazione di argilla colorata, veramente molto bella. Non so perché mi viene in mente Picasso. Quanto li odio sti stronzetti.
già che ci siamo, mettiamoci a esplorare un po' quelli dintorni, vediamo se ci sono qualcosa di interessante. Magari ci sta un tempio, uno zigurato, una cazzata varia che mi permetta di beccare qualche tesoro. Qua che cosa c'è? Un creeper che può andare tranquillamente a fanculo. Beh, vieni fuori. Non saltare, ti voglio fare fuori io. Infatti il loro raggio d'azione per esplodere è stato aumentato. Questo dà la possibilità al giocatore di schiattare più agevolmente. Che cosa ho trovato? Cazzo. A parte me. Ok. Questa è un'altra cavità. Approfittando di questa nuova cavità per fare un po' di scorta di amnesite, se non mi sbaglio, ovviamente se non mi sbaglio, e mi piacesse. Può tornare sempre utile. Ormai posso definirmi un minatore esperto, anche se lo ammetto io stesso. Stare una continuazione a spaccare pietre può diventare tedioso. Snervante, scocciante. Sì, lo ammetto, rompe un po' i coglioni. Ah, scusate, ma fra poco penso che dopo aver finito questa sessione di gioco mi farò una lunga dormita. Che tengo una scorta molto cospicua di picconi e si stanno rompendo in maniera incredibile. Qua ho scavato quasi mezza montagna. Una parte del ferro che ho preso l'ho investito per creare i picconi da consumare al momento, subito. Mi piacerebbe andare a vedere che c'è laggiù, però non vorrei toccare la cascata, per cui... No, ho riflettuto. Un freddo dice la curiosità ha ucciso il gatto, per cui... preferisco ancora la via del gatto. Abbiamo la nostra base. Mettiamo in cucina qualcos'altro. Oh, sì. Mi devo ammettere che offrono molte cose positive questa esplorazione miniera. Penso che farò ancora uno o forse altri due gameplay da questa parte e poi staccherò. E porca puttana, che cosa? Ma prima non c'era, che... Non c'era quando sono venuto la prima volta, non c'era, è comparsa da poco. Quindi significa che questa cazzo di intelligenza artificiale mi ha creato, o mi ha creato una trappola sperando che ci cadessi dentro, oppure ha creato... è stato solamente un caso fortuito. Una cosa importante è che adesso che quello è un punto di passaggio che anche sta anche abbastanza lungo, non è che si vede, è meglio, diciamo, coprire questo buco. Mortacci dell'intelligenza dell'artificiale di sto cazzo. E vabbè, sono riuscito a chiuderlo. Vabbè, che posso dire? È stata una sessione abbastanza lunga di gioco, per cui prima
Vi lascio ancora un minuto a vedere il mio lavoro. E nel frattempo vi do i miei migliori saluti. Naturalmente se il gameplay vi è piaciuto, mettete il pollice in su. Se vi piace quello che faccio,